Ciao a tutti da Insolito Contadino. In questo video farò vedere un pastore evangelico che in tempo di coronavirus qui in Brasile va per le strade a dire semplicemente non disperate, tutto questo passerà. E poi prega, dice che le persone della sua comunità, della sua istituzione, che è un'istituzione che aiuta le persone dipendenti dalla droga, pregheranno per tutti noi. Ora, questo mi ha fatto riflettere perché credo che sia un elemento importante di differenza tra questo paese e il nostro vecchio e stanco continente. Un paese che non smette di sperare, il Brasile, nonostante a prima vista possa sembrare sulla carta, guardando i dati economici, quelli che i tecnici, no, ci vogliono tanto propinare ogni giorno, il Brasile sia un paese inferiore, no, rispetto all'Italia. C'è tanto da imparare, c'è tanto da imparare sul modo di affrontare la precarietà della vita. Una delle cose che forse ha più colpito in questa situazione Covid è stata proprio il modo in cui abbiamo affrontato la precarietà della vita. Abbiamo preferito rinchiuderci in casa, così perché c'era questo terrore della morte. Poi si è visto in realtà che le morti vere causate dal coronavirus, se guardiamo i dati ufficiali, ad oggi, fine maggio, sono 100, dati Istat. Però, si sa, la FIFA la fa da padrone. Quindi, cosa dire? Riflettiamo, cari amici, riflettiamo perché comunque sia, siamo noi che decidiamo come affrontare le situazioni difficili, se affrontarle privilegiando la paura oppure la speranza. E questo cambia molto. Ci sono anche studi che mostrano come il nostro umore influisca sulle difese immunitarie. Dai, ecco il video, grazie per l'attenzione, se volete, alla prossima. Ciao. Não se desespere, cante, não deixa o coronavírus infectar a população. Guarda, Senhor, com teu sangue, Senhor, com teus anjos aqui. Não deixa o coronavírus infectar a população. Guarda, Senhor, com teu sangue, Senhor, com teus anjos aqui. Abraços do pastor Sargento Isidoro. Vai passar o coronavírus, logo vai passar. Não se desespere, pelo amor de Deus. Tenha paciência, tenha fé em Deus. Vai passar. Acolhidos da Fundação Doutor Jesus passarão por quarentena, agradecendo e orando por todos vocês, trabalhadores essenciais, heróis contra o coronavírus. Use sua máscara. Aprovamos em Brasília recursos para os governos, através das prefeituras, socorrer prejudicado das chuvas e Covid-19, com cestas básicas, salários emergenciais e outros auxílios que ajudam neste momento de dor. Não é favor, é dinheiro dos impostos. Confie em Deus, praga alguma chegará em sua casa, em nome de Jesus. Não se desespere. Cante, não deixa o coronavírus infectar a população. Guarda, Senhor, com teu sangue, Senhor, com teus anjos aqui. Não deixa o coronavírus infectar a população. Guarda, Senhor, com teu sangue, Senhor, com teus anjos aqui. Abraços do pastor Sargento Isidoro.